Radio Più presenta Il gioco dell'amore. 10 passi verso la felicità di coppia con Robert Shaib. Lessi una volta questa frase: l'amore è per i coraggiosi, tutto il resto è coppia. Non potevo essere più in disaccordo. Queste puntate vorrebbero mostrare che essere coppia è un'avventura coraggiosa. Essere coppia è scommettere sulla felicità. Una coppia non è una realtà statica, blanda, ma è lo spazio vitale per vivere l'amore, è lo spazio naturale per osare l'alterità. Tutto il resto è effervescenza effimera. Vivere di effusioni libere, di amore eterno finché dura, non è un vero ideale, non è bello. Per due giovani incontaminati con la mediocrità, l'amore vive nella prospettiva dell'eternità. Il per sempre, pur non appartenendo strettamente alle possibilità dell'umano, è un suo desiderio, desiderio che si manifesta nell'anelito dell'amore. Per questo le varie culture hanno visto nell'amore qualcosa di divino, o almeno un demone che trascende e trascina l'umano. Ma non è solo l'ingenuità della gioventù a credere all'amore per sempre e all'insieme finché morte non ci separi. Mi ricordo, dopo una conferenza, una signora avanzata negli anni mi si avvicinò e mi disse: «La ringrazio per quello che mi ha donato. Per ricambiare vorrei regalarle una mia cara esperienza. Quando ero giovane, mia suocera, che mi era come madre, mi diceva: "Lucia, non rimanete bisticciati. Fate pace presto. È bello invecchiare insieme. A distanza di 60 anni non posso che darle ragione. A volte guardo mio marito e gli dico: "Giulio, ma quanto ti voglio bene. Aveva ragione tua madre, è proprio bello invecchiare insieme. Non potevo immaginare che ci si potesse amare così tanto." Queste puntate vorrebbero andare oltre il falso mito che la coppia felice sia un'impresa facile. Felice e facile non sempre vanno insieme, come d'altronde felice e difficile non sono contrari, neppure nel dizionario. La coppia è un cammino e quando si cammina si è meno in equilibrio di quanto lo si sarebbe da fermi o da seduti. Ma le scoperte, gli incontri e le esperienze che si fanno mentre si cammina valgono tutto il rischio di mettersi in marcia. Se mettersi in cammino è rischioso, stare immobili è mortale, è già morte. Perché parliamo di gioco dell'amore? Sono convinto che vi è una seria affinità tra l'ironico e l'eroico, l'umore e l'amore. Per questo, invece di guardare all'amore di coppia con seriosità come se fosse solo un gioco, ho preferito guardare all'avventura dell'amore come un gioco. Un gioco non è una burla, un vero gioco ha le sue regole, le sue fatiche, i suoi allenamenti. Così è dell'amore. I passi che verranno sviluppati in queste puntate verranno sviluppati con serietà, ma anche con ludicità, con la convinzione che a volte una battuta è più illuminante di una sentenza filosofica.